Alcuni di noi studenti, nel mese di gennaio, hanno avuto la possibilità, anzi il privilegio, di visitare il campo di concentramento di Auschwitz. Auschwitz è una delle prove più terribili che alcuni uomini hanno dovuto subire ed è un'esperienza talmente complessa che non trova spiegazione in nessuna teoria. Parole ed immagini sono a disposizione di tutti ormai da decenni, è vero, ma secondo noi per capire, anzi per tentare di capire e di spiegare almeno una piccolissima parte, le letture non sono sufficienti. Ad Auschwitz è proprio necessario andarci. Ed ecco i nomi degli studenti che hanno preso parte a questa esperienza. Sono Carolina Girometta, Alessandro Ferrari e Riccardo Silva per il liceo, Giada Zanetti, Elisabetta Berna per la sezione tecnico-commerciale, Jessica Tolino e Chiara Tarini per la sezione professionale. Ed ora ascolterete il diario del nostro viaggio, scritto da Carolina Girometta, e le poesie scritte dai nostri compagni della seconda liceo, con l'accompagnamento delle musiche di Sakamoto, Krasa, Ligeti, Schoenberg, Mahler e Monio Vadia. Diario di viaggio, sabato 27 gennaio. È un pomeriggio radioso, limpido, buono più per salire sulle montagne che per partire verso Auschwitz. Ad Auschwitz, scrive Primo Levi, c'è sempre un cielo perlomeno fosco, un sole pallido, inutile. In un modo o nell'altro, ho guidato mio papà dentro Piacenza fino al giardino della memoria. Lì davanti già si stanno concentrando i ragazzi in attesa del pullman che ci porterà in centrale a Milano. Un anziano militante Ampi distribuisce volantini con un breve testo di Brecht. C'è chi lo legge, altri lo appallottola e getta via con aria tediata. Dietro le spesse lenti i suoi occhi sono pieni di orgoglio. Chissà cosa faceva alla nostra età, se zappava o imbracciava lo Sten. Arriviamo in Duca d'Aosta che è ormai tramonto, mentre chiacchiero con Angela, la fotografa di origine argentina. Nella via laterale, sul marciapiede, c'è già transennata una lunga fila di studenti, professori e lavoratori. Davanti all'accesso del binario 21, legate alle colonne, alcune bandiere del sindacato, promotore, insieme alla provincia di Milano, dell'iniziativa. Ci incolonniamo con tutti gli impedimenta al seguito, che depositiamo poi in una grande stanza, munti di trolley, zaini, borsoni e di sacchetti blu col sole giallo della provincia, in cui si trovano alcune pubblicazioni sull'Olocausto. Smistata l'orda in fretta e furia, raggiungiamo il luogo della cerimonia, nel locale accanto. Il nostro gruppo è un po' discosto, ma sentiamo tutti i discorsi nitidamente. Dalle istituzioni, ovviamente, manca il Comune di Milano, alla ex deportata, che cattura veramente l'attenzione di tutti. Lei ha vissuto tutto, lei ha conosciuto la bestia che noi fuggiamo solo per istinto, e non era una bestia fantastica, ma così normale, talvolta, direbbe Vittorini, davvero carina. Il treno si muove. Stiamo andando verso un posto noto al mondo esclusivamente perché l'inferno ai giorni nostri deve essere così. Nonostante il rumore mi assopisco e mi svegliano voci che parlano di mezzo metro di neve fuori. Siamo a Tarvisio Boscoverde, l'ultimo nome italiano. Qui finisce la prima giornata del nostro viaggio ed ora ascolterete la poesia per ricordare, letta da Ivan Genev. Non siamo mai partiti per un viaggio con tanto sole e tanta tristezza. Oltrepassato il confine, il freddo si fa già sentire e la neve, pesante, scende sopra di noi. Però noi, forti per ricordare, per non fare mai dimenticare, continuiamo il nostro viaggio verso l'inferno. 28 gennaio. Presto tardi il sonno vince tutti, in un modo o nell'altro ho dormito 8 ore ed ora voglio solo uscire nello stretto corridoio ad osservare il paesaggio austriaco. È il mio 19° compleanno ed è la prima volta che vado all'estero. Le montagne sono piuttosto dolci, attraversiamo paesi dai tetti spioventi e larghi, nomi impronunciabili, laghi nebbiosi, la neve continua a cadere.
Lentamente il treno si sveglia, molto lentamente. Mancano ora e ora a Cracovia. Scapigliato come sempre, vedo, arriva stiracchiandosi, il prof Gliozzi e ci mettiamo a chiacchierare. Scopro così che è stato a lavorare niente meno che in Brasile, Mali e Uganda. L'Austria innevata continua a scorrere via verso il confine ceco, dove passano a controllare documenti, come al confine polacco. La campagna cecca sembra quasi la Val Padana, solo meno industrializzata e un po' più indulata. La Polonia si avvicina senza soluzione di continuità, lentamente, ma non c'è fretta. Lo scompartimento assomiglia sempre più a una via di mezzo tra una porcilaia e un accampamento, ma non importa. L'importante, ribadisco sacramentando più volte, è che non ci si fumi. Io non tollero fisicamente il fumo. In Polonia il cielo, per quanto sia presto, è sempre più plumbeo. La neve è ormai costante e non smette di cadere, più o meno intensa. Un cupo, tipico inverno mitteleuropeo. Fuori dal treno ci sono solo freddo, grigio, bianco. Arriviamo a Cracovia verso le 17. La banchina è coperta da uno strato di neve pesta e ghiacciata. Se a Piacenza fosse così, la mattina dopo mi attaccherebbero sul cavallo della piazza. Osserva ridendo il sindaco. Qui finisce la seconda giornata del nostro viaggio ed ora ascolterete le poesie Il sonno eterno e Il treno della morte, lette da Davide Pochintesta e Valerio Morabito. È pericoloso addormentarsi nella neve. È un sonno eterno sotto quella coperta bianca, fredda, come la morte. Un viaggio di solo andata, sul treno della morte, che non tornerà mai più indietro. Gennaio. Sveglia alle ore 6:30, partiamo per Auschwitz-Birkenau. Prendiamo la strada normale, in modo da poter osservare di sfuggita la vita nei paesi polacchi. Vecchie case mostrano ancora la tinta blu che segnalava la presenza di ragazze da marito. Attraversiamo tratti di bosco di conifere. Oltre Auschwitz c'è infine Auschwitz 1. Pesa il cielo, gli occhi non arrivano al di là di esso. Grigio e triste, soffoca la speranza e l'anima stride tra i corpi inermi. Sono giunti, in un mondo di neve e ghiaccio, sono giunti. Il cielo di piombo accompagna le loro agonie. Non c'è ritorno. Si respira già l'odore di sangue e cenere. Non c'è ritorno. È Auschwitz. Pioggia mista neve cade trascinata da raffiche di vento quando, insieme alle guide, varchiamo i cancelli. La scritta è leggermente ondulata, beffarda, Arbeit macht frei. Non è un grande cancello, ci passano giusto in fila per cinque i deportati che vanno al lavoro. Auschwitz 1 è composto da edifici di mattone rosso cupo, quartieri militari poi adibiti a lager, ora diversi sono a museo. Vi sono fotografie, ricostruzioni, pannelli esplicativi. Per andare al lavoro dovevamo marciare cantando. Dovevamo passare davanti all'orchestrina delle donne violiniste, fermi sulla porta del lager. Sia che si andasse a morte, sia che si andasse a lavorare. Suonavano motivetti allegri, Strauss, Mozart, Rossini, zin zin zin, così. C'è una galleria di volti di uomini e donne alla schedatura, sotto il loro nome, la data di nascita, arrivo al lager, morte. Le ultime due sempre avvicinate. Un uomo sorride al nazista che lo fotografa, sorride e muore dopo 3 mesi.
sono mucchi e mucchi di valigie e su ciascuna scritti nome e cognome del proprietario, data di nascita, luogo di provenienza, persino, eventualmente, lo stato di orfano. Scritti con speranza per i carnefici, che non volevano vederli agitati. Mucche di scarpe di ogni foggia, requisite per i tedeschi, qua e là qualche zoccolo da internato. Mucchi di capelli e come lana di bestie, usati per produrre tessuti. Mucchi di protesi per arti inabili al lavoro. Mucchi di occhiali, il gas non c'è bisogno di vederlo. Mucchi di pentole e persino scatole di lucido. Da tutta Europa rimane questa preda, non altro, neppure le ossa. Ci sono immagini di bambini usati per esperimenti. Hanno avuto il coraggio di chiamarla scienza. Il cortile delle fucilazioni per cui passarono 20.000 patrioti polacchi è illuminato dal sole. Due pali su un lato servivano a torturare i ribelli. Slogavano loro le braccia, lentamente. L'edificio accanto ospita locali per gli interrogatori e celle di rigore sotterranee. Sono minuscole, buie, qui si attendeva per lo più un'iniezione di veleno, come un noto poeta che si offrì alla decimazione al posto di un padre di famiglia. Alcune celle grandi come un banco di scuola, delle tombe senza alcuno spiraglio, a volte i reclusi morivano asfissiati. Ci stiamo muovendo tra tutto questo piuttosto in fretta, silenziosi, si sente solo il crepitio della neve ghiacciato sotto i piedi. Entriamo senza quasi rendercene conto in un locale un po' distaccato dagli altri fabbricati. Finestrelle quadrate sul soffitto. È la camera a gas. Nella stanza accanto un crematorio lungo e stretto. Piccoli binari, come di carrellini da miniera, fino alla sua bocca. C'è chi dovette gettarci, scrive Wiesel, le carni di suo padre. Gas nelle carni, le carni in fumo. Warum? Ihr ist kein Warum. Perché? Qua non c'è nessun perché. Dietro il crematorio, a circa 200 metri, una bella villa tra le piante, la casa di Höss, che verrà impiccato qui, ad Auschwitz. Nel pomeriggio raggiungiamo Birkenau. Il suo profilo, i suoi binari, le sue banchine smistamento sono come incubi. Birkenau è enorme e desolante, è concepita esclusivamente per lo sterminio e qui tutto trasuda una mentalità di sterminio. Ampi spazi presentano solo le lunghe stufe, le uniche strutture in muratura. Il cabè è una stalla. Può contenere 52 cavalli, oppure 400 malati, ma, volendo, anche 1000, cioè tutto il nostro treno più quello dei toscani. Le baracche comuni hanno ancora i tavolacci usati come letti. Ora il pavimento è stato cementato, prima si affondava nel fango. A caratteri gotici, sui muri, i nazisti hanno scritto massime e promemoria per i prigionieri, per insegnare loro a vivere dopo aver cominciato ad ucciderli.
Anche su questi muri noto quei graffiti che i visitatori idioti lasciano abitualmente sui monumenti, ce n'è anche in italiano. Ed ora Giulia Mingon ci leggerà la poesia Lo specchio. Un deportato si riflette in uno specchio e incrocia il terribile sguardo della morte. Sa che rimarrà per sempre nei suoi occhi. Le delegazioni di tutta Italia accendono le loro fiaccole, le istituzioni ed il sindacato pronunciano i loro discorsi, viene depositata una corona, i ragazzi del Tito Livio intonano un canto in Yiddish lungamente provato in treno. Avremmo potuto risparmiarci i trombettieri in calzamaglia del comune di Firenze, però ciascuno fa comunque del suo meglio per dire che c'è, che non si arrende. Crepuscolo di Birkenau, le fiaccole vengono poi piantate lungo i binari, ne illuminano il tratto fin verso l'ingresso. Alla sera ci attende uno spettacolo di Monio Vadia al palazzetto dello sport. Ci sono tutti i gruppi, racconto e musica, con la gravità solenne dei lamenti ebraici, un canto degli ebrei massacrati, prima in Yiddish, poi in italiano. È terribile e potente, scritto da un resistente del ghetto di Varsavia, poi deportato perché il mondo sapesse. Ma noi ormai dormiamo in piedi. Anzi, il prof si è pure semisdraiato contro una colonna. Qui finisce il terzo giorno del nostro viaggio. Ed ora Federica Finardi e Cristina Mantese leggeranno le poesie Paura e Gli scheletri. Paura e camminare più in fretta. Paura e marciare più in fretta. Ecco, questo era il sentimento predominante, la nuda paura della morte. Si marciava solo di notte, probabilmente perché la popolazione non vedesse gli ebrei, gli scheletri vestiti di stracci. Gennaio. Visita a Cracovia. Il grosso dei bagagli è già in pullman. Cracovia è una città stupenda. Ha un fascino cupo, misto di elementi austro-tedeschi e orientali. È ricca di monumenti quasi ad ogni angolo. Ci sono varie sinagoghe, oggi in buona parte chiuse perché chi le frequentava è stato gettato in pasto ai nazisti. Alle 5 di sera il treno si muove verso l'Italia. Mangiamo presto, non avendo altro da fare. Poi il sonno prende molti. Comincio La notte, di Wiesel, ed è una delle letture più sconvolgenti che abbia mai incontrato, lapidaria nel semplice orrore della sua materia. Qui finisce il quarto giorno del nostro viaggio. Ed ora ascolterete le poesie Lacrime e Inferno, lette da Marta Giorgi e Roberta Cerini.
Le lacrime non scorrevano più. Non si poteva neppure piangere. La morte aveva prosciugato tutto. Inferno, quando il terrore è più forte della fame, quando la morte non fa più paura. Inferno. Gennaio. Mi sveglio in Austria. Ho dormito profondamente. Siamo fermi e ci restiamo a lungo. Transitiamo con alcune ore di ritardo perché un ubriaco ha piantato la macchina sui binari. Non c'è fretta. Ho ancora con me i libri. Concludo Wiesel con lo stomaco nauseato e contratto. Alle 10 siamo di nuovo a Tervisio Bosco Verde. Poche gallerie e scompare anche la neve. Poi io e i miei compagni registriamo con innumerevoli tentativi le nostre impressioni a modo intervista. Siamo su questo treno da 22 ore, abbiamo sopportato il freddo, il caldo e abbiamo dormito in questo vagone, letto piccolissimo in 6. Pensate però che deportati ad Auschwitz affrontavano viaggi che duravano 7 giorni senza servizi igienici, in vagoni merci e a volte obbligati a stare anche in piedi per dei giorni interi perché troppo affollati i vagoni. Carolina. Una delle cose che mi è rimasta più impressa è l'arrivo a Birkenau con la famosa la torretta e i binari che arrivano proprio in mezzo a due distese di baracche e sembrava quasi di vedere tutti i deportati che ci hanno lasciato le loro testimonianze camminare distrutti in mezzo al fango ghiacciato. E mi ha fatto pensare da un lato alla cosa terrificante di uno sterminio così metodico e pianificato e dall'altro invece alla lunga agonia che un essere umano può avere, perché qui c'erano da una parte esseri umani che nell'arco di pochi minuti vedevano la loro vita distrutta per sempre, stroncata dal gas e dai crematori, invece dall'altro persone che agonizzavano lentamente e si distruggevano anche interiormente, tanto è vero che molti poi, anche se sopravvissero, poi si suicidarono. Jessica, la cosa che ti ha colpito di più qual è stata? Vedere le foto dei bambini, come hanno potuto ridurle queste persone, i bambini piccoli, e fare degli esperimenti con loro e... Come se fossero semplicemente delle cavie, sì. Non esseri umani. Sì. Chiara, quello che ti ricordi di questo viaggio che ti era rimasto impresso? Sì. Sicuramente, vabbè, Auschwitz 2 è una distesa enorme, grandissima, non ti fa neanche guardarla tutta, con tantissime baracche fredde, desolanti, con tutti i letti tutti rotti, stavano su intra, in un letto. Seminudi perché non avevano niente addosso, non mangiavano, non bevevano. Quello mi è rimasto abbastanza impresso. Lavoravano tutto il giorno senza una cosa positiva nella loro mente. Io mi immaginavo Elie Wiesel, il primo Levi, quando arrivarono e poi mi immaginavo camminare in mezzo al fango, alla neve ghiacciata, in questo posto dove posto spazzato da un vento gelido, sulla continua minaccia della morte. Ferra, se dovessi raccontare qualcosa di questo viaggio a chi non ha potuto parteciparvi, cosa diresti? Io direi che è stata sicuramente un'esperienza interessante, è stata una bella opportunità e probabilmente questo viaggio non l'avrei mai fatto senza questa opportunità. Sono stato comunque molto colpito, non pensavo sinceramente. Credi che studiare sul libro o visitare dal vivo questi posti abbia una differenza sostanziale oppure? È sicuramente molto diverso e molto più toccante. Giada, qual è la cosa che ti ha colpito di più? Beh, la cosa che mi ha colpito di più, diciamo, che è come poteva il popolo tedesco trattare degli altri esseri umani
in questo modo, perché erano brutali. Come puoi prendere migliaia e migliaia di persone, che oltretutto anche tu sei una persona, metterli su un treno di 1000, 2000 persone, assieme ad altre 1000, 2000 persone, senza niente da mangiare, arrivare appunto a Birkenau e metterli subito anche nelle camere a gas, solo... Anche i bambini, esatto, piccolissimi. Anche i bambini piccoli. Nelle foto, appena arrivati nel museo ad Auschwitz, un detenuto, un deportato, durava tra virgolette più o meno 3 mesi. Che cosa ti ha sconvolto? Che cosa hai provato? Qualcosa? È stato molto toccante perché, come abbiamo detto tutti, vedere da vicino ciò che delle persone sono riuscite a fare ad altre, sì, cioè, è una cosa orribile. E quindi cioè, ci rimarrà dentro per sempre, perché alla fine è una cosa che è successa, che interessa tutto il mondo. Misel, la notte, che è stato impressionante a dir poco. Cioè, cosa, se dovessi raccontare qualcosa di questo libro a chi non ha visto questi posti? Allora, la prima cosa, questo ragazzo arriva ad Auschwitz a 15 anni, la prima cosa che vede è scaricare in una fossa crematoria, sì, una vagonata di neonati morti, vivi, non lo so, gli hanno bruciato una vagonata di neonati. Poi viene raccontato che un altro ragazzo assunto nei Sonderkommando deve gettare nel forno crematorio suo padre. Alla fine muore anche il padre del protagonista in una interminabile marcia di trasferimento quando Auschwitz viene evacuata. C'è stata una commemorazione alla fine con i sindaci di varie città, tipo Piacenza, varie città della Toscana, della Lombardia, anche della Puglia, e dopo questa commemorazione c'è stata una fiaccolata lungo i binari appunto della ferrovia che un tempo portava dentro le portate fino alle camere a gas, e c'è stato un momento molto toccante poiché tutti i ragazzi che avevano appunto una fiaccola hanno appunto messo questa fiaccola nella neve lungo la ferrovia. E io personalmente, cioè, sono stato molto colpito da questa immagine, cioè, mi è appunto rimasto dentro come a significare, cioè, che queste fiaccole appunto volevano ricordare queste persone che hanno così sofferto in quei campi. Poi anche ritrovarsi tipo da più città, da tutta Italia, sì, e fare quella fiaccolata lì, infatti, beh, eravamo molto emozionante. Era una cosa bellissima. Uh-huh. Concludo io, la cosa che mi ha più colpito in assoluto è stato l'arrivo ad Auschwitz in stazione, il cielo plumbeo pesante e l'idea che questi deportati potessero guardare fuori finalmente dai quelli che possiamo chiamare tra virgolette finestrini e vedere un cielo così soffocante. Ho scritto una cosa, in questa cosa dico che si sentiva l'odore probabilmente già del sangue e della cenere. Si stava entrando probabilmente in un tunnel nel quale pochissimi, forse una persona su 1000 sarebbe riuscita a sopravvivere. Concludo questo piccolo diario dicendo che la nostra testimonianza spero che servirà anche a voi per farvi rendere conto, per ricordare, perché queste cose non accadano mai più. Alle 17.10 circa riapprodiamo a Milano Centrale. E qui termina la nostra esperienza. Come impedire che con i testimoni scompaia anche il dovere della testimonianza? Gaze dem letzten Weg, wo Schimmeln bläume, verstellen bläue Tag. Oma wird noch unser Haus gebänt und schoß, wird der Boy tun unser Traum mir seinem Tag. Oma wird noch unser Haus gebänt und schoß, wird der Boy kommen wir seinen Do. Wir bringen Palmen Land bis Land in weißen Schnee. Wir
non mi tunza poi mi tunza vei un buche fall si sa spizzi non sa blu spazzo un vetto tunza cura unza mut un buche fall si sa spizzi non sa blu spazzo un vetto. Geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blut. Es ist nicht kein Lilf, in der Folge läuft der Frei. Das hat der Fall zwischen Fahnen dicke Wellen. Das Lied gesungen mit einer Gabe.